la mezzo-soprano Georgiana Tamar Ugregelitze, la vincitrice del 14° concorso lirico internazionale Anita Cerquetti, tenutosi al Teatro delle Logge di Montecosaro. Il secondo posto è andato alla soprano coreana Seon Jung Lee, mentre il terzo posto è stato assegnato ad ex equo a tre concorrenti: il soprano Maria Paola Di Carlo, il baritono Marco Saccardin e il mezzo soprano giapponese Inano Yorimizu. Un concorso dedicato alla grande soprano di Montecosaro Anita Cerquetti, che ogni anno raggiunge livelli qualitativi notevoli e che ha visto la partecipazione in questa edizione di 42 concorrenti provenienti da ogni parte del mondo, selezionati da una giuria di spessore presieduta dal celebre soprano Ines Salazar. Il direttore artistico ed ideatore del concorso è il maestro Alfredo Sorichetti ed è organizzato il concorso e promosso dal comune di Montecosaro, da Marche all'Opera, dall'Accademia Anita Cerquetti e dai club Rotary, Lions, Host e Cluana di Civitanova Marche. Sinceramente non aspettavo, però sono molto felice e grande emozione avere possibilità di vincere un concorso internazionale Anita Cerquetti, un concorso molto prestigioso e il livello è stato molto alto e i concorrenti erano bravissimi, quindi per questo non aspettavo, ma sì, sono felice e una grande soddisfazione. Una bellissima città, un teatro bello, piccolo, ma la Regione Marche, come sappiamo, ha questa bellezza di avere tanti teatri e sono contenta che in questa città, la città di Montecosaro, organizza con organizzazione del concorso, organizzano un evento questo molto importante dove vengono tanti ragazzi da tanti paesi e la città sicuramente diventa più famosa e prestigiosa, sì. Grazie a Dio, grazie a tutti e complimenti a tutti. È stata una bella esperienza. In base a questa esperienza più alto, livello alto, è molto importante per me. Quindi sono molto contenta e sono felice. E molti cantanti bravi per me sono... Non sono sempre felice quando preparazione di questo concorso perché avevo un mal di gola e non va come sempre penso, ma quando canto sul palcoscenico ho dimenticato tutto e sono felicissima. Ancora un grande successo e il successo più grande per noi è sentire i ragazzi giovani che vengono a fare questo concorso per giovani cantanti, ragazzi di 21, di 24, di 26 anni, e veramente di un altissimo livello, poi di tantissimi paesi, perciò dare una possibilità a questi ragazzi di iniziare non solo con dei concerti, con i premi, ma anche un'eventuale scrittura della stagione di Civitanova, perciò siamo sempre molto felici. Poi un'altra cosa bella è che ieri è stato il compleanno di Anita Cerquetti e per noi la cosa più importante in mezzo ai giovani, in mezzo al concorso naturalmente, è ricordare questa straordinaria artista, perciò penso che facciamo del nostro meglio per fare questo, che è la cosa più importante. C'è stata una bellissima, veramente voci molto interessanti. Il fatto è che magari c'erano ragazzi molto giovani, con un grandissimo materiale, ma con mancanza di esperienza. Allora si sono giocate certe cose, però comunque il talento è venuto fuori.
altri un po' più maturi, ma il livello era veramente alto. E poi penso anche di questa edizione ne sentiremo parlare di questa edizione, sicuramente. Il livello del nostro concorso aumenta di anno in anno, siamo felicissimi, quest'anno abbiamo ricevuto 42 iscrizioni da 13 paesi, quindi siamo felicissimi già di questo primo risultato. Poi ascoltando i cantanti davvero abbiamo poi fatto fatica alla fine della finale a decretare il vincitore, perché erano tutti davvero molto bravi, tutti molto preparati. Questo ci fa piacere, anche pensando alla grande Anita che proprio è nata in questa casa qui di fronte a me, che è stata una più grandi cantanti, il più grande soprano verdiano del Novecento. Quindi veramente è una bellissima edizione che è come sempre, come tutti gli anni, ha come obiettivo quello di dare una possibilità, un'opportunità di iniziare una carriera. Più che i premi in denaro, che sì sono importanti, ma che non comprano un debutto, il debutto lo si ottiene quando si ha la fiducia verso un cantante, gli si dà questa grande opportunità di essere al centro di un'opera nella quale si esprimono e lavorano i cantanti, altri cantanti, il coro, l'orchestra, ci sono scenografie, quindi il cantante, diciamo, protagonista è al centro di questo grande spettacolo, per cui deve avere essere apprezzato, deve essere, avere fiducia da parte di chi lo invita. Noi in 3 giorni riusciamo veramente a comprendere a fondo le qualità di ogni cantante e siamo felicissimi di dare loro delle opportunità concrete di iniziare una carriera. Dobbiamo ringraziare di cuore l'amministrazione comunale di Montecosaro che in questi 10 anni in cui il sindaco Reano Malaisi è stato al governo della città di Montecosaro ci ha dato un grande e supporto, grazie a lui, grazie anche ai 3 club service del territorio, il Rotary Club di Civitanova Marche, il Lions Club Ost e Lions Club Cluana di Civitanova Marche, possiamo andare avanti e proseguire con la nostra missione.